Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Questa è un'edizione molto speciale di Learn Italian with the News, perché in questo episodio parleremo di positizie, cioè di notizie positive, di buone notizie. Le notizie positive di oggi sono tratte dal sito positizie.it e ce ne parlerà un'inviata speciale, Ermy Pedata, dallo studio di The Language Rose. La trascrizione di questo video è disponibile gratuitamente per chi si iscrive alla sua newsletter. Trovate il link nella descrizione qui sotto. Ermy, ci sei? Salve a tutti, sono Ermy Pedata dallo studio di The Language Rose. Ciao Ermy! Dopo la sigla cominciamo subito con la prima buona notizia. State con noi! Learn Italian with the news. Allora, la prima notizia riguarda dei libri che vanno in bici. Dei libri che vanno in bici? Ma com'è possibile? È possibile. Devi sapere che un giovane appassionato di libri di Bari, che si chiama Giorgio De Chirico, tra l'altro omonimo del noto pittore italiano, ha creato una piccola libreria itinerante che si chiama Passaparola. E ogni giorno Giorgio porta in bici una piccola libreria con una selezione di titoli da far leggere alla gente. Sul serio? E che tipo di libri? Giorgio dice che ama scegliere i libri che porta sulla sua bici con cura. Non porta solo i più venduti o le ultime uscite, ma seleziona anche i libri che ritiene più validi e piacevoli da leggere. E Giorgio fa questo servizio tutti i giorni? Sì, ogni giorno al tramonto Giorgio va a prendere i libri nel suo deposito, nel quartiere Madonnella di Bari, e poi pedala verso il centro, con la speranza di incontrare appassionati di libri e amanti della lettura, ai quali può far conoscere nuovi libri e nuove storie. Mi piacerebbe davvero vedere questa libreria. Ma adesso che ne dici di fare un quiz di comprensione per i nostri ascoltatori? Certo, cominciamo! Dove si trova la libreria itinerante? Nel centro di Bari? Nel quartiere Madonnella? Nella periferia di Bari? Nel centro di Bari. Che tipo di libri vende? Solo i libri più venduti? Solo i libri più piacevoli da leggere? I libri più venduti e più piacevoli da leggere. I libri più venduti e più piacevoli da leggere. Il libraio itinerante di Bari, Giorgio De Chirico, ha lo stesso nome di un pittore italiano, uno scultore italiano, un architetto italiano. Un pittore italiano. E adesso continuiamo con la prossima buona notizia. Allora, Anna, mi senti? Anna, ma che stai facendo? Anna? Sì, certo. Scusa, stavo dipingendo un sasso. Un sasso? Perché ho deciso di partecipare all'iniziativa Un sasso per un sorriso. Davvero? E che cos'è? Un sasso per un sorriso è un'iniziativa che si è diffusa in molti paesi e che recentemente è arrivata in Italia, grazie alla pittrice svizzera Heidi Ellig. L'idea è quella di colorare un ciottolo, dipingerlo o scriverci un messaggio di speranza e poi lasciarlo per strada o in qualunque punto strategico della propria città, semplicemente per regalare un sorriso
a uno sconosciuto. Wow, che bella idea! Come ci si partecipa? Puoi partecipare dipingendo con le forme e i disegni più disparati dei sassi da lasciare in giro per la tua città e puoi pubblicare la tua opera d'arte sul gruppo Facebook ufficiale dell'iniziativa che si chiama Un sasso per un sorriso. Ah, davvero interessante! Allora lasciamo il link in descrizione del gruppo così tutti possono darci un'occhiata. Buona idea! Il gruppo Facebook dell'iniziativa conta quasi 200 post al giorno, sia di appassionati pittori che partecipano all'iniziativa, sia di chi trova questi sassi dipinti e ne posta il ritrovamento sul gruppo. Davvero entusiasmante e, insomma, chiunque può partecipare, non devi essere un artista professionista, giusto? Oppure no? No, tutti possono partecipare. Ma per creare questi sassi dipinti bisogna fare attenzione a usare materiali che non danneggino l'ambiente. Infatti è vietato incollare adesivi, plastica, perline, paillettes, conchiglie, lana, legno o altro sui sassi. I sassi vanno lasciati nell'ambiente senza bigliettini o buste di plastica. Inoltre, bisogna fissare bene i colori con un protettivo acrilico, senza utilizzare lacca per capelli. Ed è vietato prendere sassi, o conchiglie, dalle spiagge, dai fiumi o dai laghi, per non creare danni all'ambiente. Beh, mi sembra giusto, però adesso facciamo un bel quiz di comprensione per la nostra audience. Siete pronti, ragazzi? Allora, domanda numero 1. Cosa si può fare per partecipare all'iniziativa Un sasso per un sorriso? Colorare un sasso e lasciarlo per strada. Raccogliere un sasso. Postare foto di sassi su Facebook. E la risposta esatta è colorare un sasso e lasciarlo per strada. Domanda numero 2. Perché è nata l'iniziativa Un sasso per un sorriso? Per regalare un sorriso a uno sconosciuto, per promuovere la pittura, per creare una caccia al tesoro nazionale. E la risposta esatta è per regalare un sorriso a uno sconosciuto. Domanda numero 3. Cosa non si può usare sui sassi dipinti per questa iniziativa? Pittura acrilica, pittura ad olio, plastica e lacca per capelli. E la risposta esatta è non si può usare plastica e lacca per capelli. E adesso l'ultima notizia di oggi, che riguarda l'ambiente. Esatto, dovete sapere che in Italia vi sono città che piantano tantissimi alberi in area pubblica e, di conseguenza, investono nella vita e nell'aria che si respira. E oggi, in questa edizione speciale del nostro notiziario, abbiamo la classifica 2021 delle città italiane che hanno più alberi per ogni abitante. Al primo posto c'è Cuneo, che ha quasi 2 alberi per ogni abitante. E adesso io e Anna vi leggeremo le 10 città con il maggior numero di alberi, così potrete anche voi fare pratica con i numeri. Siete pronti per un po' di pratica con i numeri? Ascoltate e scrivete quanti alberi ci sono in queste città per ogni 100 abitanti. Cuneo, 190 alberi. Modena, 115 alberi. Trieste, 102 alberi. Brescia, 89 alberi. Vibo Valentia, 59 alberi. Reggio Emilia, 50 alberi. Torino,
47 alberi. Forlì, 39 alberi. Arezzo e Ferrara, 38 alberi. Milano, Ravenna, 37 alberi. Allora, com'è andata? Ecco i numeri. Cuneo, 190. Modena, 115. Trieste, 102. Brescia, 89. Vibo Valentia, 59. Reggio Emilia, 50. Torino, 47. Forlì, 39. Arezzo e Ferrara, 38. Milano e Ravenna, 37. E siamo arrivate alla conclusione del nostro notiziario per oggi. Spero vi siate divertiti e grazie mille per averci ascoltato. Buona giornata da Anna, ciao! E da Ermy, ciao!